Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di Baba Is You. Io come sempre sono Manulax, oggi è sabato, oggi ho tanto tempo libero, oggi posso registrare tante cose, quindi vediamo di andare avanti. Temple Ruins. E andando avanti spero di avere abbastanza, fare abbastanza video per sostenere un po' più di giorni, invece di essere sempre tirato con il giorno prima. Fragilità. Wall is top, quindi il muro non si può passare. Baba is you, Baba is weak, quindi Baba quando tocca qualcosa, si schianta contro un muro, si schianta contro qualunque cosa, muore. Skull is defeat, ossia, Skull è morte. E Rock is push. La cosa che mi viene prima in mente sarebbe quindi da togliere che Baba is weak, diventare che Skull is weak. Così che quando adesso spingo la pietra, riesco a passare. Adesso però mi piacerebbe fare anche che anche la pietra is weak, così che posso andare di là. Che ne dici? Se faccio rock is weak, quando schiaccio la pietra contro il muro si rompe e fatta. Perfetto, perfetto. Primo livello facile. Livello 2. Visione tunnel, tunnel visione. Vabbè, allora, Wall is top. La water ci fa affondare. Bisogna arrivare alla bandiera. Rock is push, quindi si possono spingere le rocce, ma non vedo rocce. Baba ha una roccia e Baba is move. Quindi Baba si muove e io sono Keki, io sono questo qua arancione. E Baba si muove da solo. E quando arriva all'acqua, si trasforma in una roccia. Ok. E adesso io farei il contrario, che Rock as Baba, così che adesso quando spingo la roccia torna ad essere Baba, e quando torna ad essere Baba, Baba si muove un'altra volta, diventa e affonda. E così possiamo arrivare alla bandiera. Fantastico. Fantastico. Livello 3. Un regalo per te. Allora, Flag is in. Non c'è nessuna flag, box has flag, quindi la bandiera è dentro la scatola. Ok, love is you, noi siamo l'amore. Ok, box is push, quindi possiamo spingere la scatola. Water is hot, quindi l'acqua ci scioglie e l'amore. No, l'acqua è calda e l'amore si scioglie, quindi quando il cuore va qua si scioglie. E wall is stop, non si possono passare i muri. L'idea quindi è di. Bisogna liberare la bandiera dalla scatola. Bisognerebbe scioglierla. Non so se fare. Se Love is push. Se Love is push riusciamo a spingere via il. No, ho sbagliato. Riusciamo a spingere via l'acqua? No. Non ho ancora ben capito come funziona una cosa. Comunque, come funziona. Quando spinge e quando affonda. Perché alcune cose si spingono, alcune cose si affondano. C'è qualche logica che non mi fa capire bene sta cosa. Comunque, sarebbe da fare che diventiamo la scatola dopo averla spinta di là. Mi viene in mente questa cosa qua. Facciamo box is push e usiamo per spingere la scatola di là. E non riesco perché non riesco mica a girare. Aspetta, no, riesco a trasformarlo. Ah, non tanto anche. Perché qua sono incastrato. Non posso mica trasformare. Ah, posso sì, no. Trasformare che io sono la box, ok. Il problema è che dopo. Ok, posso fare che. La water non è più hot e la water is melt, a meno che faccio che box is melt. Però trasportiamo tutto di là. Trasportiamo tutto di qua che ci servono. E vediamo che cosa fare. L'acqua è comunque calda che ci serve. Sì, trasportiamo tutto dentro. Fantastico. Che ho intenzione di fare che l'acqua è calda, la scatola si scioglie, io come cuore vado a
Allora facciamo, torniamo ad essere il cuore fantastico. Riusciamo, dobbiamo andare a spingere la scatola, quindi box is push. E magari lo mettiamo qua sopra. Basta, semplicemente non perdere oggetti in giro. Devo fare il giro di qua. Ok. La scatola è nell'acqua. Adesso bisogna fare che box is melt e water is hot. Così che adesso la scatola si sciolga e possiamo raggiungere la bandiera. Livello 4. Unreachable Shores. Rive irraggiungibili. Quindi bisogna arrivare di là, ma non si sa come. Che è che io, noi siamo questo arancione. Box is push, quindi la scatola si può spingere. Text is float, quindi il testo galleggia. La scatola ha amore. L'amore è morte. Amore è amore. Wall is stop, water is sink, flux is win. Quindi l'unica cosa che viene in mente è se io faccio così, la scatola affonda, mi lascia il cuore e il cuore, quando divento così, muore, muoio. Perfetto, perfetto. Quindi il testo non affonda. L'idea sarebbe se no anche di cercare di andare di qua, ma se vado di qua, forma un cuore e io non ci passo più. Posso fare cake is you oppure box is you. Posso spingere di là cake? E riuscire a muovere le cose del tipo che la scatola. No. Box as box. Se faccio box as box, faccio tante cose. Molto interessante. Quindi bisogna cercare di andare di là. Per cercare di andare di là. Ok, credo di esserci. Allora, l'idea sarebbe di diventare noi la scatola. Siamo la scatola e bisogna far sì che Keke riusciamo a spingerlo. Facendo spingere Keke e riuscendo a distruggere questo coso d'acqua, non c'è più la scatola che c'ha l'amore dentro e qui non c'è il cuore dentro, quindi riusciamo a fare quello che vogliamo. Trasformando poi con box as box, come abbiamo fatto nella scorsa volta del video della morte, quando affondiamo si crea un'altra scatola e quindi riusciamo a passare facilmente e arrivare alla bandiera. Ma dov'è la chiave? Ok, la chiave apre. La porta è chiusa. E stop, quindi non si può spingere. La scatola è debole, ma non c'è nessuna scatola. La scatola ha la chiave. Ok. Baba is you. Wall is stop e Baba is Baba. Flag is win. Quindi non possiamo trasformare Baba in qualcos'altro. Possiamo però. Baba is you. Possiamo fare tipo con un end. Riusciamo a fare tante cose. Quindi possiamo fare del tipo Baba as box and key, perché riusciamo ad avere due cose, as key and box, però non riusciamo mica a fare che is you and weak. Il problema qua è che, ok, Baba è debole, quando moriamo schiantandoci contro un muro fa una chiave, ma poi non siamo più nessuno perché non siamo mica la chiave. Possiamo fare che he and Baba is you, quindi siamo due cose, chi è la chiave, che Baba is you, Baba. No, Baba, oh, perché abbiamo due box, no, Baba as box, quindi quando ci schiantiamo è questo, e box and Baba is you, quindi. Piacerebbe però avere. Perché facendo così non riusciamo mica a fare che Baba is weak per riuscire ad aprire, a trasformarci in una scatola, che poi cosa mi servirebbe trasformarmi in una scatola? Niente. Dobbiamo riuscire a
sdoppiarci, perché attualmente c'è un solo oggetto disponibile, ossia noi. Dobbiamo riuscire a sdoppiarci, quindi avercene due, tipo formare che ci sia di nuovo Baba e una scatola e qualcosa, e per riuscire ad aprire questa porta. Però bisogna riuscire ad arrivare a una chiave, perché è l'unica che apre la porta. Ci penso un attimo e arrivo. Ok, sono riuscito a girare le parole facendo così che Baba ha la scatola, Baba is you ed è debole, e la scatola siamo noi. Quindi noi siamo comunque la scatola dopo moriamo. Ed ho scoperto che anche gli oggetti a terra ci fanno morire, tipo come se il pavimento fosse super mega duro. Vabbè, e comunque siamo diventati una scatola. Adesso, perché ero arrivato semplicemente a questa conclusione, che sono riuscito a diventare una scatola, riesco a muovermi, ma non ho nient'altro che questo. Vabbè, ci penso un altro po' e vediamo. Ok, credo di esserci arrivato. Quello che ho in mente di fare, quindi, è che... Leggiamo. Box e scatola, quindi noi siamo deboli. Quindi quando tocchiamo qualcosa, moriamo. Cosa succede poi? La scatola ha un'altra scatola e anche la chiave, quindi diventa nuovamente una scatola e una chiave. E io sono comunque una scatola. Quindi quando tocco questo, siamo diventati una scatola e una chiave. Il problema è che non so se riusciamo a spingere questa chiave. Non so se riusciamo a spingere questa chiave. Il fatto è che così facendo riusciamo a creare multiple chiavi. Riusciamo a creare tutte le chiavi che vogliamo. Però il mio problema rimane come spingere una chiave dentro una porta. Perché ok che la chiave apre la porta, ma come si fa? Ah, ovviamente, io posso fare che chi... Noi siamo la chiave. Se noi siamo... Noi siamo la chiave. Ma Se noi siamo la chiave si può muovere. Questa chiave qua si muoverà in alto e aprirà la porta. Fantastico. E quindi, tornando ad essere nuovamente la scatola, possiamo arrivare di qua. Fantastico. Numero 6. L'amore è là fuori. L'amore è là fuori, fuori da questa cosa qua, quindi. Wall and door stop, quindi sia i muri che le porte sono chiuse. Sono ferme, non ci fanno passare. Baba is you, noi siamo questi. La chiave apre, attualmente non c'è nessuna chiave. La porta è chiusa, quindi bisogna aprire con la chiave. Bisogna arrivare all'amore. Le scatole sono deboli. Ok, quindi bisogna assolutamente riuscire a fare due chiavi con la scatola che è debole. Ok, quindi mi immagino qualcosa come prima, in cui riusciamo a fare che box as, allora, and box, il fatto che as è lì sopra bloccato, aia, piaceva andare lì sopra. Però lo posso far così. Posso far così. Ok. Fantastico. Mi blocco un po' tutte le cose, però secondo me riusciamo comunque a farcela. Quindi la scatola è debole. Oh. La scatola è debole e ha la chiave. Forse riesco a fare un mucchio di chiavi. No, ok. Ok, quindi se riesco a spingerla muore, però... è debole, però... Però adesso posso fare che key is push, quindi posso spingere una chiave qua e un'altra chiave qua. Ok. E l'amore vince. Bellissimo. Abbiamo pulito l'area, va bene, però ne mancano ancora tante. Ce ne sono 1, 2, 3, 4, un sacco di altri posti, un sacco di altri posti proprio. Tanti altri posti da esplorare, quindi ancora tanto lunga questa serie. Spero vi stia piacendo. Allora, space is wait, quindi noi premendo spazio aspettiamo. Wall is stop, quindi non possiamo passare i muri. Baba is you, noi siamo Baba. Flag is win, non c'è nessuna flag. No, non c'è nessuna flag. Ghost is push, ghost is move.
Qual è il piano? Che facendo così, Ghost is move. Poi succede che così toglie che Ghost is move. Ok. Qual è il piano d'azione? Il piano d'azione bisogna assolutamente togliere che Ghost is defeat, da che Skull is defeat. Se togliamo che Skull is defeat, possiamo trasportare che Skull is win e riusciamo ad arrivare di qua. Bisogna attraversare questo muro qua. Io non ci posso attraversare perché ogni volta che tocco questo qua muoio, va bene, però gli unici che possono passare sono i fantasmi. Diciamo che avendo poche cose a disposizione, quello che si può fare è queste cose. Quindi, con Ghost is push, che riesco a spingere i fantasmi come voglio. Riesco a spingere i fantasmi come voglio. Ok, ho un'idea. Vieni qua. Il mio è fare che i fantasmi si muovono, però dopo averli spinti nella giusta direzione. Allora, io voglio che uno qui, un fantasma qui e un fantasma qui. Dopo aver messo questi fantasmi in questa posizione, voglio che creino la parola push, quindi che gli scheletri, i teschi si possono spingere. Facendo che Ghost is move, i fantasmi adesso andranno avanti, fino a che quando non saranno sotto, no, uno prima, adesso i fantasmi non si muovono più. I teschi si possono spingere, io posso andare qua, posso, no, si possono fare sempre tutte quelle cose che vuoi, no? E quindi facciamo che, no, volevo portare i Wiswin, non flag. Volevo trasformare Mari Teschi in flag, ma cambia niente. Tante cose, tanti teschi di mezzo. E Skull is, togliamo anche Defeat, così sicuramente non moriamo. Skull is win, e è fantastico. Quello che prima ci faceva morire, adesso ci fa vincere. Double Moat. Double Moat, che significa doppio fossato. Allora. Water is defeat. Se tocchiamo l'acqua moriamo. Flag is win. Che bisogna vincere qua. La porta è chiusa. I muri e le porte non si possono spingere. Cheke is open, quindi lui è la chiave. Baba es cheke is you. Is move. Quindi quando muoio divento cheke. Fantastico. Non si può fare il giochetto di Keke's Keke o Babis es Baba perché non abbiamo doppio Baba o doppio Keke. Quindi questo è fuori discussione. Bisogna riuscire ad attraversare il fossato. Il fossato con questo giro non ne ho assolutamente idea. Ho vaghi ricordi di come si faceva. Ma assolutamente no. Ci penso un attimo. Ok, ce l'ho fatta, in qualche modo ce l'ho fatta, ma devo adesso ricapire come ci sono riuscito e vi faccio vedere. Allora. La mia idea quindi è diventare subito Keke per metterlo in posizione, perché non si può spostare Keke in alcun modo e quindi dobbiamo metterlo in posizione. Per metterlo in posizione io volevo metterlo però che con Keke is you, così che sia in orizzontale. Però mi piacerebbe che sia in orizzontale, perché ci sono checche e gnagnè da mettere in orizzontale, e no, perché adesso di nuovo in verticale. Ai ai ai, bisogna invertire Baba con checche. L'avevo fatto prima e me ne sono dimenticato. Fantastico. Allora, l'idea è quindi di mettere checche is you, e essendo io checche riesco a mettere che Baba is you, e con un movimento verso sinistra, che adesso guarda questa direzione e io sono di nuovo Baba. Fantastico. Posso rimettere che is move. Sarebbe stato meglio però averlo messo qui dritto verso la porta. Mi serviva che fosse qui dritto verso la porta. Riesco a farcela? Probabilmente sì, riesco a farcela. A metterlo qua dritto. Allora.
L'idea è di nuovo mettere il cone. Mi sa, bisogna spingere un... No, è un casino spingendo Baba su una volta. Con che è Kizu? Bisogna spingerlo assolutamente un po' a sinistra. Assolutamente per farlo un po' più facile. Non che sia totalmente necessario. Sto spostando così che riesco adesso a spingere con Keke Isiu una volta sopra. Ok. Adesso, se faccio che Baba Isiu, siamo sia Keke che Baba, fantastico. Sarebbe da riuscire a separarli un po'. Separandoli un po', riesco a fare così. Perfetto, quello che volevo. Adesso dobbiamo riuscire a fare che Keke's Move, che vada dall'altra parte, possibilmente addosso alla porta. E con... manca anche questa cosa, che ha Baba, quindi ha Baba dentro di sé e si può muovere. Ok, quindi quando si schianterà contro la porta riuscirò ad avere due Baba. Quello che devo fare però è... No, devo aspettare, devo non perdere così tanto tempo. Perché dopo bisogna fare immediatamente, quando si schianta, visto che io divento Baba e controllo due persone, che Baba... Che... Ok, così che adesso quando entro nell'acqua, torna ad essere... C'è un Keke qua. Facendo che Keke is move, si muove un attimino avanti, un ciccinino, mi basta un quadretto davanti. Che vada avanti un quadretto, perfetto. Adesso se io divento Keke, sono questo qua sopra e sono dall'altra parte del fiume. Perfetto. Molto complicato, ma è stato molto divertente arrivare a una soluzione. E muri d'oro. Allora, wall and ice is stop. Quindi il muro e questo è l'ice sono fermi, non si possono muovere. Sia la roccia che i muri ti fanno vincere. Rocky Spush e Baba Is You. Posso trasformare che Wall is Rock. Così che gne, gne, gne. Adesso bisogna semplicemente far sì che il Rock non sia più Push. Ho due Rock. Posso fare che Rock Is You e Rock Is Win. Fantastico. Visto che non riesco mica ad uscire da questa situazione, vi faccio il livello con questo rispetto a quell'altro. Trasformiamo anche Rocky Swin. Andiamo a portare fuori tutte queste cose. Gna, gna. Torno indietro di uno. Fantastico. E Rocky Swin. Noi siamo la roccia che non si poteva spingere neanche il muro. E perfetto. Adesso ho paura di andare avanti, siamo a più o meno 25 minuti. Vediamo di fare almeno un livello così. Se è troppo duro, però al massimo chiudiamo e lo facciamo nel prossimo episodio. Baba is move. Tutti questi Baba si muovono. Noi siamo Keke. Push. Wall is stop. I muri si sono fermi. Baba is Baba. Quindi Baba non si può trasformare in Keke. And defeat. Quindi se tocchiamo Baba, se Baba ci vengono addosso, moriamo. Anche grass is defeat. Ehi. Anche grass is defeat. Quindi anche se tocco quest'erba qua è defeat. E quindi is win. Ok. Quello che mi piacerebbe fare è una cosa molto complicata. Ossia, bisognerebbe che se noi diventiamo Baba siamo morti. Quindi se facciamo ad esempio fermi, tanto per spiegarvi. No, oltretutto non riusciamo neanche... Ah, ok. Se noi diventiamo Baba, Baba is you, moriamo direttamente, perché Baba is defeat. Quindi non possiamo diventare Baba, noi dobbiamo rimanere Keke. Il problema è che Keke, essendo you, non è possibile in alcun modo far sì che attraversi questo. Quindi l'unico modo per attraversarlo è quando io non sono nessuno. Però in questa condizione Baba si può ancora muovere.
Essendo che Baba si può ancora muovere, può far sì che dopo venga ricreato Keke is you quando Keke magari spinto è di qua. Ok, facciamo così. Finisco questo livello perché ci vorrà tanto a trovare una soluzione funzionante, però dovremmo riuscirci, dovremmo riuscirci. E dopo questa basta perché superiamo oltre la mezz'ora. Allora. Intanto che Baba is move non mi interessa più, state fermi, anzi però Baba, non, questo qua sopra non voglio che sia vicino al muro, non riesco a usarlo. A posto così, adesso sono tutti utilizzabili. Adesso Baba is push, ok. Baba is push. Se facessi un muro di Baba che tutti guardano in questa direzione, più o meno. Adesso bisognerebbe semplicemente creare una situazione. Ci penso un attimo perché bisogna mettere queste cose qua in un ordine specifico così che quando Baba vada dall'altra parte continua a spingere senza che io sia attivo, ma continua a spingere anche me. Quindi Keke deve essere sicuramente is push, Baba is move e is you sia disponibile dopo per diventare Keke is you. Ci penso un attimo e vediamo come fare. Allora, vediamo così. Ho fatto Keke is you, Baba is push e move. Baba sono qua. Io adesso spingerò tutto verso destra una volta, così che succederà così. Baba is move, Keke is push e Keke is you. Non so se funziona perché le cose sono... Baba non sono nella giusta posizione. In effetti ha smesso di essere quello che volevo. Bisogna che questi Baba siano uno più avanti. Quindi torniamo con Baba is push, li spingiamo uno avanti. Ok. Adesso se li faccio la stessa identica cosa. Baba is move, Keke is push. Adesso tutti quanti andranno avanti, continuando a spingere tutti quanti. Così io non sono nessuno perché Yu è fuori. Quando ci schiantiamo contro questo muro, questo Baba tornerà indietro. Questi due invece continueranno a spingere una volta tutto quanto avanti. Cosa succederà? Baba is push e Keke is you. Noi siamo di nuovo qui, riformando la frase che mi serviva e andando sulla vittoria, vincendo. Ci ho messo meno del previsto, fantastico. Aria completata? Ah, ok. No, era l'ultimo per completare l'aria, fantastico, fantastico. Ok, quindi non serviva un altro episodio. Abbiamo completato un'aria completa. Un'aria completa abbiamo completato, perfetto. Quindi adesso si è sbloccato la foresta profonda. Qua ne servono 7. Rocket Trip. Flower Garden. E quindi ne abbiamo sbloccati 3 più questo speciale che non lo so, lasciamolo ancora avanti. Vediamo prossimamente quale di queste tre fare, vediamo quello che vi piace di più. Grazie per la visione, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento. Vi ricordo come sempre anche sui video di Baba di iscrivervi al canale di Bloons TD Italia, link in descrizione del server Discord, dove possiamo chiacchierare e confrontarci e usare tecniche e anche organizzarci per giocare tutti insieme a BTD6. Grazie per la visione e ci vediamo ad un prossimo video.